Ciao a tutti, io sono Ivan e lui è Nicolò. Ciao a tutti. Del canale The Bug House, che potrete raggiungere cliccando qui. O qui se non si vede. In questa collaborazione vi parleremo di alcuni batteri molto importanti per l'agricoltura. Ma prima di tutto la cosa molto più importante, cioè la sigla. Partiamo col parlare di un elemento chimico. L'azoto è molto importante per i viventi perché è un componente essenziale di moltissime molecole, tra cui anche il DNA. Eppure, gli organismi in grado di assimilare l'azoto direttamente dall'atmosfera sono veramente pochi. Solo alcuni batteri sono in grado di trasformare l'azoto presente nell'atmosfera in composti direttamente assimilabili da altri organismi, con un processo chiamato azotofissazione. Questi batteri sono chiamati appunto azotofissatori e sono importantissimi perché rendono possibile il ciclo dell'azoto. Gli azotofissatori più importanti sono i batteri appartenenti al gruppo dei cianobatteri che vivono in acqua e i batteri appartenenti ai generi Azotobacter e Rhizobium che vivono nel suolo. Proprio i batteri del genere Rhizobium sono più specializzati tra gli azotofissatori, dato che vivono in simbiosi con le colture come ad esempio la soia, il trifoglio o l'erba medica. Infatti questi batteri possono invadere le radici di queste colture e stimolarne la crescita di escrescenze chiamate tubercoli radicali. A questo punto i batteri si trovano all'interno di questi tubercoli radicali ed entrano in simbiosi con la pianta. Essi infatti fissano l'azoto in composti utilizzabili dalla pianta e allo stesso tempo utilizzano i prodotti della pianta per produrre energia. Altri batteri importantissimi che svolgono il ruolo opposto dagli azotofissatori sono detti nitrificanti. Mentre gli azotofissatori trasformano l'azoto atmosferico in sostanze assimilabili dai viventi, i nitrificanti mettono in circolo nell'aria l'azoto proveniente dagli organismi morti. Senza questi batteri, gli azotofissatori nitrificanti, tutto l'azoto presente nel terreno verrebbe dilavato, grazie al terreno appunto, all'interno di fiumi e mari, rendendo così impossibile la vita sulla Terra. Non voglio entrare nel dettaglio a spiegare tutti i processi chimici legati alla fissazione dell'azoto, perché altrimenti salterebbe fuori un video di un'ora e mezza e non ho tempo, al momento, magari in futuro, e quindi il video può terminare qui. Prima di chiudere il video vi chiedo di visitare il mio canale che potrete raggiungere cliccando sulla faccia di Ivan. Detto questo, vi invito a lasciare un mi piace sotto il video, iscrivervi al mio canale e vi diamo appuntamento a dei prossimi video.